È un piacere essere tutti insieme qui come Amnesty, Associazione Italiana Calciatori, WISP, ASSIS, Usigrai, Federazione Nazionale della Stampa. E oggi è la giornata mondiale del vivere insieme in pace. E noi oggi siamo qui per dare un senso, un seguito a quello che diceva Nelson Mandela, e cioè lo sport può cambiare il mondo. La WISP da 75 anni promuove diritti ed ecco allora che ancora oggi siamo in campo con tante compagne e compagni di viaggio. Un ringraziamento particolare ad Amnesty, ad AIC, ad Assist, a Sport for Society, a Usigrai, in campo per dire no ad ogni forma di violenza, per dire no a conflitti, per dire no alle guerre. Insomma, per promuovere quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale, il diritto alla vita, il diritto alla pace. Parità e rispetto, due parole che dovrebbero essere più diffuse e più pronunciate. Lo sport può fare molto, il calcio può fare molto, a condizione naturalmente che si sappia e si capisca che il calcio non è in grado da solo di cambiare il mondo, ma può inviare messaggi, messaggi importanti che ci dicono che il mondo può essere cambiato, che la pace, che l'inclusione, che il rispetto sono valori fondanti nella nostra vita quotidiana, ma soprattutto nel mondo dello sport. E credo che questa iniziativa sia un'iniziativa che ci dimostra quanto si possa fare con pazienza, con applicazione, con la voglia di essere soprattutto vicini a chi in questo momento soffre il terrore della guerra. 60 guerre nel mondo, 60 guerre nel mondo, una cifra impressionante, la più alta da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale. C'è molto da fare. È una partita che vuole portare appunto l'attenzione sul tema in particolare della pace. Oggi, tra l'altro, è una giornata particolare, il 16 maggio, è la giornata mondiale del vivere insieme in pace. Abbiamo voluto appunto dedicare a questo momento, in una situazione appunto di grande difficoltà e di problemi che molti paesi stanno vivendo, una partita che appunto vuole mettere al centro il tema appunto del dialogo, della pace, della cooperazione, e per questo appunto abbiamo invitato moltissimi anche amici, giocatori, calciatori, calciatrici a giocare con noi, perché la WISP è questo, fare attività e portare messaggi appunto di solidarietà, di pace e di impegno. Siamo qui presenti alla partita della parità e del rispetto. Io è la seconda edizione che partecipo e partecipo sempre volentieri, perché per noi sportivi o ex sportivi, insomma, con l'animo dove portiamo sempre dei valori importanti, credo che sia una giornata da condividere, una giornata da portare avanti, una giornata del rispetto che è la base fondamentale anche per una sana convivenza. E noi siamo qui per una nobile causa. Oggi siamo qui per la terza edizione della partita della parità e del rispetto e siamo scesi in campo il 16 maggio perché è la giornata mondiale della pace nel vivere insieme ed è questo il messaggio che vogliamo lanciare. Di fronte a oltre 60 guerre in giro per il mondo abbiamo bisogno di ricordare l'importanza del rispetto dei diritti umani ovunque, a prescindere dalla religione, dalla razza, dall'appartenenza. Abbiamo bisogno di vivere in pace nel rispetto di tutti e tutte. Come associazione crediamo da sempre, ormai da tanti anni, in questo tipo di iniziativa e di iniziative che portano avanti dei valori che sentiamo come associazione calciatori e calciatrici, la responsabilità anche di restituire qualcosa a quella che è la società in termini di valori. Come i padri fondatori dell'olimpismo volevano creare una società migliore grazie allo sport, io non posso che continuare a sottolineare il fatto che sempre di più lo sport deve essere veicolo di messaggi positivi e oggi più che mai diciamo non solo viva la pace ma anche no alle guerre. Voglio partecipare in questa partita solo per dire no alla guerra, non solo in Ucraina, nei tutti i paesi. Speranza di poterci rivedere anche molto presto, magari non esattamente tra un anno, quindi io ringrazio tutti, non cito nessuno perché sennò poi dimentico qualcuno, però vi ringrazio, grazie a tutti.